Soumaya Abdel Quader. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Davvero grazie a Terre des Hommes per questa occasione. Difficile parlare dopo Mariangela, anche perché un pezzo di mia famiglia sta lì, in quelle terre. Io invece vi porto un'altra esperienza, diversa, apro un capitolo altro. Cerco di portarvi nel mio racconto, nella mia storia. Pensando a cosa avrei potuto raccontarvi questa sera, ho deciso di lasciarmi andare ad un flusso di pensieri liberi, riflettendo sull'essere donne portatrici di mille sfaccettature e specificità, portatrici di esperienze, contraddizioni, domande, tante, tantissime domande. A partire da chi siamo, dove andiamo, che visione del mondo abbiamo, se l'abbiamo. A partire da come ci definiscono gli altri e come ci definiamo noi e per cosa lottiamo. Vi è mai capitato di guardare le persone che vi stanno intorno e chiedervi chissà cosa pensano, chissà che vita fanno, magari immaginandola anche? Da quando sono piccola faccio questo gioco, individuo qualcuno, qualcuna e immagino. Perché dietro ogni persona c'è una storia e dietro ogni storia c'è una persona. E ogni storia e ogni persona sono un viaggio. E io amo viaggiare attraverso le persone. Ve lo consiglio, ma ve lo dico subito, è pieno di turbolenze. In questo gioco di immaginazione provo a liberare le persone, renderle libere di essere, senza condizionamenti degli altri. In particolar modo se sono donne, ragazze, bambine. Perché fin da presto impari che, appunto, se sei bambina, ragazza, donna, entri nel circolo vizioso di chi ti definisce, incasella, giudica. Per come ci sediamo, per come parliamo, mangiamo, per come ci vestiamo e per come ci presentiamo. Stai composta. Parla bene. Le signorine non fanno questo, non dicono quest'altro. Vestiti bene, sennò i maschietti ti guardano e non sia mai che pensano male di te, o peggio che si eccitino. Nessuno ha mai pensato di accecarli questi maschi, pensavo da piccola. Scherzo, giuro. Pensate se oltre ad essere femmina, donna, si è anche aliene. Intendo viste come estranee, ancor peggio se appartenenti ad un mondo ritenuto oscuro, quello delle donne sottomesse. Tipo Islamaland, conoscete? Non so se siete pratici di geografia. È il paese dei musulmani, dove tutti sono uguali, un blocco unico, monolitico. E si somigliano. In realtà è un mondo oscuro a fasi alterne. Perché a tratti è il mondo sì dei barbuti, dei cattivi, quelli da combattere, magari anche da invadere, buttare giù nel caos, meglio se senza motivo. Altre volte il rinascimento. Cosa non fanno gli interessi? Cosa non fanno fare gli interessi? Ma torniamo all'essere donne aliene. E facciamo un passo alla volta. Quando sei piccola, prima di tutto, facciamo un passo alla volta da quando siamo piccole. E si vede che sei aliena, la prima cosa che appare è il tuo essere aliena, perché il tuo essere donna arriva dopo, quando ti spunta alle tette. Prima cosa ad essere messa in discussione quando si è giovani, piccolini, è chi sei. Una delle prime cose che ci definiscono quando nasciamo è il nome, per esempio. Appena nasciamo ci danno un nome, appunto, e cominciano a chiamarci però in modo diverso. Cucciolotta, stellina, patatina, principessa, orsacchiottina, suggerite voi altri nomi. E vale per tutti i paesi, in tutte le lingue. Ad un certo punto tutti però si ricordano il tuo nome e viene riabilitato e ti chiamano col tuo nome. Diverso è
il destino di chi nasce o cresce in un paese che non è quello di origine dei tuoi genitori, che ti danno un nome, e peggio, un cognome, che non è proprio Maria Brambilla o Mario, non so. Abbiamo Abdel Fattah, Khadija, Kaka. Sapete che c'è un nome che si chiama Kaka, non so pronunciarlo manco io. Muhammad, vabbè, questo magari. Fatiha, Rabia, Abdel Qader, il mio cognome. Ma che me... Il tuo destino è segnato. Oltre ai genitori e parenti, nessuno lo pronuncerà mai bene il tuo nome, corretto. Per esempio, tutti mi conoscono col nome di Sumaya, con la bella aperta. Ma il mio nome è Sumaya, che vuol dire colei che si distingue. A scuola qualche insegnante ha provato a cambiarlo in Samantha, con l'H finale che fa più esotico. Sara, con l'H finale che fa sempre più esotico. Ma anche Sonia, e attenzione, Santina. Ovviamente respinti dal mittente. Io sono Sumaya. Anzi no, Sumaya. Ho così lasciato che storpiassero il mio nome, per quieto vivere. Pronunciato con tutta l'aria possibile in bocca, Sumaya. Provateci. All'inizio era un urlo nelle mie orecchie. Guardo i minuti. Non lo sopportavo. Quando venivo chiamata non mi riconoscevo. Sentivo il mio corpo dissociarsi da me. Poi ho smesso di badare alla pronuncia, ho smesso di sentire le voci che mi chiamavano. Ad un certo punto ho anche pensato, beh, magari se mi chiamano Sumaya, suona un po' come Ilaria, un po' più italiano. Magari ci credono che sono italiana. Però ho perso il mio nome e ho perso un pezzo di me. Dato che il nome non era abbastanza, decido un giorno di indossare il velo modello Giuditta, anzi modello Fatima o Khadija, a circa 12-13 anni, anche se le tette non mi erano ancora cresciute, poi sono esplose, ma vabbè, un'altra storia. Una scelta importante, presa con una seria motivazione e consapevolezza. Volevo entrare nel salotto dove le mie zie spettegolavano e si raccontavano cose di donne. Dentro c'entravi solo se eri sposata, avevi fatto la maturità o indossavi il velo. Lontana dalla maturità e dallo sposarmi, ho indossato il velo e sono entrata nel salotto delle donne, che forse era meglio non entrare. Era una calda estate in Giordania e poi sono tornata a casa in Italia, per chi avesse dubbi. Come mai questa scelta, sempre la prof di Samantha, ti hanno obbligato? Lo impone la tua religione? Ti piace? Non senti caldo? Non ti strozza? Se non lo vuoi portare, non lo portare. Sappiamo che nei vostri paesi, Islamaland, le donne non sono libere di scegliere. E io in realtà volevo soltanto entrare nel salotto delle zie, di cui poi mi sono pure pentita, che ne sapevo delle cose che mi stavano dicendo. Poi improvvisamente, come se nulla fosse, il discorso cambiava. Ma senti, ma ci spieghi perché Saddam Hussein ha invaso il Kuwait? E io pensavo, a 12 anni, io, scusate, ma non so manco chi sia Saddam Hussein, perché dovevo render conto di quello che accadeva nel mondo? Manco era mio, o forse sì. Nel frattempo cresci e capisci che la storia del salotto delle donne e che sei piccola e non capisci, non funzionano più. Iniziano i livelli da scalare per diventare davvero grandi. Primo livello, la ricerca. Chi sono? Chi voglio essere, ma soprattutto chi voglio essere, a prescindere dagli altri. Cerco il senso delle cose, o almeno comincio a cercare il senso delle cose. Sto ancora cercando, ve lo dico. Cerco i significati, cerco nuove parole per definirmi e non farmi più definire dagli altri. Mi imbatto presto in un mondo incomprensibile, difficile, pieno di contraddizioni e i soliti due pesi, due misure. Un mondo, vi ricordate prima... il Rinascimento. Un mondo che non fa sconti, che non è capace di ascoltare, che ti giudica, ti stigmatizza, ti definisce, etichetta, e tutto mi sta stretto. E le dette mi spuntano a un certo punto, e non poco. A proposito di stigma e di rappresentazione di immaginario, vi racconto un aneddoto divertente. Una delle classiche domande con cui sono cresciuta e ancora mi vedo
che mi vedo domandare adesso. Ma da dove vieni? Da Perugia. Anche se adesso dico che vivo a Milano da 23 anni, che fa figo, milanesi, vero? Sì, ma da dove vieni per davvero? Dove sei nata? A Perugia. E i più furbi a questo punto chiedono, ma le tue vere origini, quelle dei tuoi genitori? Della serie. So che non sei davvero, davvero, davvero italiana, né? E poi ci sono i senza speranza, ma almeno sono positivi. Beh, si vede che sei italiana però, Hai gli occhi verdi. Scene di vita reale, è vero tutto, non c'è trucco, non c'è inganno. Sblocchiamo il livello successivo. Oddio, il tempo è finito, vabbè, io me ne prendo due in più. Quello dei due fuochi. Immaginate la scena. Da un lato l'occidentale medio, dall'altro il musulmano medio, anche se queste categorie non è che proprio vanno. Le mele e le pere. L'occidentale medio. Ma tu li condanni gli attentati delle Torri Gemelle? Ma tu condanni gli attentati Charlie Hebdo? Ma tu condanni i talebani? Ma tu condanni l'ISIS? Ma pensa che le donne sono islamiche, sono sottomesse, perché islamiche, non musulmane, sono sottomesse, voi cosa fate? Le infibulazioni, i matrimoni imposti, le spose bambine? Condanni, condanni! E ancora il velo, l'umiliazione del velo! Siete sessualizzate, vi coprono per coprirvi, togli lo sto straccio, vestiti così come noi, fai come noi che siamo libere. Dall'altro lato il musulmano medio. Ma tu condanni l'Occidente? Ci ha colonizzato i nostri paesi, li ha distrutti. I nostri paesi non ci sono più, siamo lì ai piedi dell'Occidente. Dividi et impera. Condanni chi non riconosce un'alternativa valida al proprio modello? Condanni chi è razzista? Condanni chi è islamofobo? Condanni chi vuole insegnarci la libertà ma ammazzano le donne, i femminicidi? Le oggettificano e sessualizzano? Tutti pensano che oggettificano e sessualizzano? Il loro corpo sminuendolo, guarda le pubblicità, non riescono a raggiungere la parità di genere che tanto millantano. Tanto si estingueranno perché non fanno figli. Sono dei senza Dio, Dio li punirà. E poi questa storia del velo. Il velo è la corona della donna. Se non porti il velo non sei una buona musulmana. Insomma, potrei star due giorni a elencarvi cosa si dicono dalle due parti. E poi quando lo scontro si incarta sulle questioni di genere e sulle donne, è finita. Eppure ci sono delle questioni di fondo vere. Da entrambe le parti. Ma signori, le state dicendo male. Allora partiamo dal punto fondamentale che definisce quale sia la libertà di una donna. Qual è la libertà di una donna? È la donna che definisce la sua libertà in base alla sua volontà. Ma vogliamo lasciar decidere queste donne? Questa deve essere la battaglia. Una battaglia condivisa, trasversale, senza se e senza ma. L'enorme difficoltà è capire. Come si fa a far dialogare le due parti? Chi fa dialogare le due parti? Come si fa a spiegare che non si può ridurre, semplificare il mondo? È facile, ma il mondo è difficile. Se non vi è venuto ancora il mal di testa, lo so che mi punirà. Mi hanno detto che si apre una botola e mi tirerà giù. Prendo ancora un secondo. C'è il livello finale e io chiudo. Il livello pro, the challenge, la sfida. Vi propongo tre parole chiave. Comprendere, accogliere, accompagnare. Alla riflessione, conscienza e coscienza. E non è un'opzione. Non è un'opzione comprendere, accogliere, accompagnare. È urgente, è necessario. Per far ciò che serve, per cambiare le narrazioni, per costruire fiducia, serve riconoscersi come legittimi portatori di questioni, di ricchezze. Serve riconoscere che nessuno è senza peccati. Gesù, cito. Serve costruire legami, ponti, consapevolezza del fatto che vivere in un mondo interconnesso, iperconnesso, che si scompone, ricompone velocemente, ci impone di metterci in discussione e far vacillare le nostre certezze. Fate vacillare le vostre certezze per ricostruire una nuova, necessaria coscienza collettiva. Ormai siamo un noi condiviso. Spesso si dice che bisogna uscire dalla comfort zone. Ma ormai non c'è più la comfort zone. È solo nella nostra illusione. Siamo tutti in gioco e siamo chiamati tutti a giocare.
Nessuno che dice che è facile e veloce. È la famosa goccia che giorno dopo giorno, con pazienza e costanza, riesce a scalfire la roccia. Scusate, ho preso troppo tempo e concludo. Tutto ciò che vi ho detto ora non era per fare una lagna. L'obiettivo era calarvi nella complessità del quotidiano di chi vive tra i confini, soprattutto se donna. Dicevamo all'inizio, cosa sognano le bambine? Spero possano sognare di essere chi desiderano e non mettersi limiti o farsi condizionare dalle aspettative altrui. Agli adulti il compito di metterle nelle condizioni di poter scegliere. Per questo dobbiamo batterci senza sosta, unendo le forze e gli intenti insieme, nonostante le differenze che possono distinguerci, non nonostante le differenze che possono distinguerci, ma in nome della diversità che deve essere un valore. Così a tutte le bambine, alle ragazze, alle donne, a mia figlia che è qui, all'altra mia figlia che non è qui perché si sta facendo baldoria con le amiche. Non demordete. Sognate, sognate grande, grande, grandissimo. Le sfide sono tante, ma c'è anche tanto entusiasmo di persone che vogliono battersi per voi e con voi. Lo so che ci sono cose difficili e spaventose, ma non siete sole. Siamo in tante e tanti che lotteremo insieme, in un noi condiviso. Grazie.